Buonasera a tutti, iniziamo subito i lavori del Consiglio Comunale dando la parola al dottor Fabrizio Proietti, segretario generale del Comune di Assisi, per procedere con l'appello. Grazie dottore. Grazie Presidente. Sono presenti 13 consiglieri, pertanto dichiaro la seduta valida ed aperta. Ordine, procedo con la nomina degli scrutatori. Nomino per la maggioranza Paolo Lupartelli e Paolo Sgrindola, per la minoranza Emilio Rigoroni. Procediamo con il punto dell'ordine del giorno. Non ci sono comunicazioni da parte del sindaco, pertanto passiamo al punto numero 2. Approvazione del bilancio consolidato anno 2018 del Comune di Assisi, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del collegio delle elezioni, del revisore. Relaziona il sindaco Stefania Poletti. Prego, signor sindaco. Grazie Presidente, apriamo delle slide che aiutano a comprendere quanto la
approvazione del bilancio consolidato che è all'ordine del giorno di questo punto del Consiglio Comunale va ad esplicitare nei punti salienti. Come noto, il VLGS 267 stabilisce che entro il 30 settembre l'ente pubblico approvi il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali, delle società controllate e partecipate. Il bilancio consolidato ha anche la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente non solo di per se stesso, ma anche attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In particolare il bilancio consolidato consente di sopperire ad eventuali carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono partecipazioni in società, attribuire all'amministrazione capogruppo, in questo caso il Comune di Assisi, uno strumento complessivo per programmare, gestire e controllare il proprio gruppo riferito al gruppo di azione pubblica e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo inteso come gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, in questo caso il Comune di Assisi, incluso il risultato economico. Con la delibera di giunta comunale numero 136 del 26 agosto scorso, la giunta comunale ha provveduto ad individuare gli organismi costituenti il gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Assisi, il GAP, e quelli da includere nel perimetro di consolidamento. Questi due gruppi di enti non sono gli stessi. Al fine di predisporre il bilancio consolidato 2018 solo un sottoinsieme del gruppo degli enti che costituiscono il GAP viene consolidato. Sulla base dei criteri individuati sempre dal DLGS 118 che dai principi contabili costituiscono componenti del gruppo di amministrazione pubblica il GAP del Comune di Assisi i seguenti organismi. Non ci sono organismi strumentali del Comune di Assisi. Tra gli enti strumentali controllati dal Comune di Assisi, ai sensi dell'articolo 11,1 di LGS 118, rientrano l'Opera Pia Asilo Infantile Pia Immacolata di Petrignano, l'Opera Pia Laboratorio San Francesco di Assisi, la Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi, il Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, la Società Internazionale Studi Francescani, l'Associazione Calendimaggio di Maggio di Assisi, la Fondazione Internazionale Assisi FIA. Non ci sono enti strumentali partecipati dal Comune di Assisi, mentre ci sono società controllate dal Comune di Assisi. In particolare l'Assisi Gestione Servizi SRL, società nella quale il Comune è in possesso della maggioranza di voti esercitabili in assemblea, oltre ormai il 90%. Rientra nel gruppo di azione pubblica anche la società partecipata dal Comune di Assisi, Umbria Digitale SCARL. Da questo gruppo di amministrazione pubblica, il GAP, si passa al perimetro di consolidamento in base ai criteri previsti dal principio contabile sempre del DLGS 118. Il citato principio stabilisce che gli enti e le società del gruppo compresi nel gruppo di azione pubblica non possono non essere inseriti nell'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato in alcuni casi, tra i quali l'irrilevanza, l'impossibilità di reperire informazioni necessarie. La composizione dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento per quest'anno è la stessa dello scorso anno, dell'anno 2018, non ha subito modifiche e in sintesi del gruppo facente parte del perimetro di consolidamento fanno parte la società controllata in house Assisi Gestione Servizi SRL e la società partecipata Umbria Digitale SCARL. Per queste due società quindi andiamo a consolidare il bilancio, approviamo
invitiamo il Consiglio Comunale oggi all'approvazione del bilancio consolidato con capogruppo comune di Assisi e consolidate l'Assisi Gestione Servizi SRL e l'Umbria Digitale Scala SRL. Il metodo di consolidamento scelto è stato per l'Assisi Gestione Servizi in metodo integrale, poiché la società è controllata per oltre il 99% e le voci contabili sono state consolidate per l'intero importo. Per l'Umbria Digitale Scala, essendo la partecipazione pari allo 0,000312%, abbiamo usato il metodo proporzionale. La fase successiva alla definizione dell'area di consolidamento e alla scelta del metodo di consolidamento consiste nell'elisione delle operazioni fra gruppo, vale a dire nell'eliminazione di tutte le componenti finanziarie ed economiche relative ad operazioni fra gruppo. E in particolare per l'Assisi Gestione Servizi, le operazioni fra gruppo danno un risultato di differenza di consolidamento di fondo di dotazione di 10.001 euro, riserva di capitale 654.674 euro, risultato economico 30.936 euro. Le quote di pertinenza di terzi per l'Assisi Gestione Servizi sono un parziale fondo di dotazione di 63 euro, in riserva di capitale di 4.058,98 euro e il risultato economico di 191,80 euro. Per quanto riguarda l'Umbria Digitale Scal, il contributo in conto esercizio per l'anno 2018 è pari a 0,01 euro e in termini di fatture per servizi pari a 0,37 euro, che determinano una differenza di consolidamento in fondo di dotazione di 12,48 euro, di riserva di capitale di 2,18 euro e di risultato di 0,02 euro. È stato acquisito il parere favorevole della commissione consigliata seconda e dei revisori dei conti e quindi con tale deliberazione si propone al Consiglio di approvare il bilancio consolidato che ovviamente è parte integrante della delibera consigliare ed è stato sottoposto alla visione dei consiglieri. Grazie Presidente. Chiedo di intervenire il capogruppo Giorgio Bartolini. Prego consigliere. Una osservazione in realtà, quindi un minuto parlerò. Quello che mi colpisce di questo bilancio è un punto della situazione patrimoniale e un punto del conto economico. La situazione patrimoniale che per quanto la riscossione dei crediti passano, l'anno scorso erano 11.620.000 euro e quest'anno passiamo a 13.293, quindi c'è un incremento nel ritardo della riscossione di crediti di circa 1.673 euro, va bene? 1.670 euro. Naturalmente l'ufficio, tenendo presente questo, poi nel conto economico ha postato anche una svalutazione dei crediti di circa un incremento di 300.000 euro, giustamente. Ma qual è la considerazione? La considerazione è che questo comune non riscuote. Questo è il punto fondamentale. Quindi io desidero sottolineare questo. Questo comune 5, 6, 7 anni fa aveva crediti da riscuotere di 5, 6 milioni. In 4 e 4, 8 siamo arrivati a 13 milioni. Capisco che è aumentata anche la tassazione, perché volete voi gli altri, però dall'anno scorso a quest'anno non è che sia aumentata la tassazione, dall'anno scorso a quest'anno, va bene, c'è stato un incremento di 1.600.000 euro di crediti. Allora bisogna che questo comune si sveglia, qui i consiglieri comunali anche, che tanto sono sempre molto bravi quando c'è da spendere, c'è una buca per terra, giustamente, perché sono spinti dai cittadini, giustamente, quindi anch'io, però nel contempo dovremmo anche pensare a riscuotere i soldi, perché altrimenti se il comune perde i quattrini, perde i servizi. Se il comune perde i quattrini dei crediti, come ne sta perdendo, vuol dire che anche sotto l'aspetto della giustizia, della riscossione, la giustizia distributiva, della tassazione, non fa un buon servizio. Perché c'è gente che paga e gente che non paga. Chiaro il concetto?
Allora, qua bisogna che questo comune si svegli sotto questo aspetto, cioè inefficienza da parte del comune alla riscossione dei crediti. Questo era il punto che desideravo sottolineare. Ci sono altri interventi? Sì. Chiede di intervenire il capogruppo Antonio Lunghi. Prego, consigliere. No, dato che sì, ho sentito parlare della stessa gestione dei servizi, mi scuso se arrivavo in ritardo, ma volevo fare un piccolo appunto. Ho avuto la possibilità di andare lì negli uffici, ho fatto una piccola verifica e ho visto due problemi di fondo. Il primo è la logistica, quell'ufficio va riorganizzato perché è inutile tenere quella stanza. Lì a fianco c'è una struttura di ripasso, come si chiama, chiusa a un certo punto, ma facciamo una sede adeguata, anche perché è una di quelle aziende che tira fuori i denari, e a un certo punto tenerlo in quel modo con i faldoni abbucchiati in quel modo è uno scandalo, è uno scandalo. Quindi ci avete tanto spazio, andate a occupare gli spazi che non servono a niente, come quelli del Digipass, e fate un bel ufficio della stessa gestione dei servizi, perché penso che lo meriti, no? Questo è il primo caso. Secondo, gli investimenti. Non sono stati per fare un investimento qui al convito. Cioè, ci sono voluti quanti? Due anni e mezzo. Ma dopo tutti gli altri investimenti, e che fine hanno fatto? Se noi non rifacciamo gli investimenti, vuol dire che fra un anno dovremo dare più soldi al famoso fondo di perequazione che esiste, via dicendo. E quindi dovremmo dare più soldi agli altri enti che investono di più e ci rubano denaro. Dato che quando ho fatto quel periodo mi sono interessato del tema, ho spinto forte per da una parte fare una ricognizione di capitalizzare in modo tale che si abbassava il quorum, non lo so, ricordo bene, dall'altro individuare investimenti, ma investimenti, qualche investimento all'anno bisogna farlo. Io, da come ho capito, non si fa niente. Quindi a un certo punto, dato che fa parte del bilancio, dato che anche quest'anno ha portato una mucchetta che noi vogliamo mungere bene fino alla fine, ma è una mucca che se non è ben strutturata, se non è ben organizzata, a un certo punto alla fine il latte non dà più, E allora io dico, vi invito caldamente a porre attenzione, no? A porre attenzione a questa società. L'altra nemmeno la parlo perché è una cosa, ma sì, gestione dei servizi è una cosa che sicuramente andrà avanti per qualche anno, no? C'è stata un'indecisione, però ormai si è bloccato tutto, via dicendo. E allora cerchiamo di metterci mano e idee, perché chiaramente è un ente che va tenuto nel debito conto. Grazie. Se non ci sono altri interventi, rispondo il sindaco e poi passiamo alla votazione. Prego, sindaco. Sì, volevo rispondere velocemente all'osservazione sugli investimenti della Sisi Gestione Servizi. L'investimento di Viermo delle carceri, che non totalizza 100.000 euro, è stato molto complesso perché ha interferito con l'acquedotto, quindi si è colta l'occasione per avere anche un rifacimento integrale di quel tratto vecchio di acquedotto grazie all'Umbraacque, quindi i tempi si sono dilungati per questo investimento, quello che era volto a portare ed è volto a portare il gas metano a tutto il plesso del convitto nazionale che era ancora alimentato. Adesso noi abbiamo concluso, stiamo ora concludendo le operazioni di allaccio, dopodiché tutto passa alla provincia di Perugia che deve fare
finanziare il progetto della centrale termica e l'allaccio della centrale termica, e qui poi l'ente ha ben chiaro quello che deve fare. Sugli investimenti, proprio essendo appunto il socio di maggioranza assoluta il comune, abbiamo proprio visto anche ieri, non più tardi di ieri, il programma degli investimenti biennale, il programma degli investimenti per i prossimi 2 anni. Sapete che c'è stata una gara che ha riassegnato la manutenzione, e da questa gara è derivata anche una fotografia di quella che è la rete, perché il primo punto è la sicurezza sul gas quando si parla di gas. Quindi c'è un piano di investimenti che totalizza 500.000 euro, che va proprio, diciamo, è il piano di investimenti che, se non fatto, impone comunque di pagare i soldi all'ARERA di perequazione, che vede però come prima voce prioritaria la messa in sicurezza di alcuni tratti della rete del gas metano, come seconda voce l'estensione di nuove linee all'interno del territorio. Quindi per rassicurare il consigliere Lunghi, che ha perfettamente ragione, perché se non si fanno gli investimenti l'ARERA ci chiede risorse proprio per come dire, indurre la società a fare nuovi investimenti. Abbiamo privilegiato i due canali, manutenzione delle reti di distribuzione e estensione di nuove linee dove possibile in concomitanza con le reti acqua. Vice sindaco, vuole dire qualcosa, altrimenti procediamo. Che stanno lì a sui servizi, saranno 20 anni che ricordo io, quindi è in programma l'allargamento, già ne abbiamo parlato col presidente, il sindaco è in contatto, quindi è facile segnalare tutte le cose che non vanno, bisogna fare, però mi sembra che lei sta in questo consiglio comunale da oltre 20 anni, perché ero ragazzetto io e lei veniva alle prime riunioni a Torchiesina a parlare della cooperativa Edil Torchiesina 83, era assessore insieme al Passeri, quindi non mi sembra che ha scoperto l'acqua calda. Apposta, quindi mi sembra che segnalare cose che non vanno è facile, però bisogna risolvere. Vabbè, apposta, visto che è stato fatto tutto prima, va bene, scusate. Dovete aspettare un paio di anni, poi quando verrà la vostra occasione fare tutte le cose come abbiamo fatto noi. Va bene. Basta. Procediamo con la votazione. Andiamo a votare per l'approvazione del bilancio consolidato anno 2018 del Comune di Assisi, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Voti a favore. Sì. 10 voti a favore, contrari 4, astenuti 1. Andiamo a votare per l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti a favore 10, contrari 4, totalmente astenuti 1. Si approva l'immediata eseguibilità dell'atto con 10 voti a favore. Prossimo punto all'ordine del giorno. Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, esercizio 2019-2021, variazione di competenze di cassa, articolo 175,2 del decreto legislativo 267-2000, terza variazione di consiglio. Relaziona il sindaco Stefania Proietti. Prego, signor Cimo. Grazie Presidente. Portiamo all'esame del Consiglio Comunale la variazione di bilancio effettuata dal Consiglio Comunale a norma dell'articolo 175,2 del DLGS 267 del 2000,
la normativa esistente stabilisce che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa, e tali variazioni sono di competenza dell'organo consiliare. La portiamo subito al vostro esame. La variazione di bilancio si è resa necessaria soprattutto perché sono emerse nuove esigenze di spesa, nonché alcune maggiori e minori entrate che siamo così andati a recepire nel bilancio, variando le quali però non risulta ovviamente mantenuto l'equilibrio di bilancio. In particolare la variazione di bilancio riguarda spese contabili in relazione ai servizi sociali. La relazione della responsabile dei servizi sociali ci ha segnalato in particolare la necessità di apportare variazioni relativamente ai fondi regionali e statali assegnati al Comune di Assisi in quanto capofila della zona sociale, anche alla luce di alcuni provvedimenti di cui si è avuta notizia e conoscenza solo di recente, che era quindi impossibile inserire nel bilancio previsionale, soprattutto inerenti al Fondo Politiche della Famiglia, i trasferimenti regionali per l'immigrazione, l'integrazione dei cittadini stranieri e l'assistenza scolastica. Occorre altresì finanziare le rette di ricovero per l'inserimento d'urgenza di minori in strutture protette ed integrare il servizio di trasporto disabili. Tali maggiori necessità sono state fronteggiate in parte con minori spese e in parte con nuove entrate che sono state destinate. Inoltre, il responsabile delle risorse umane ha relazionato richiedendo di apportare modifiche in alcuni capitoli del personale, in particolare retribuzioni base, oneri e IRAP, a seguito di una diversa assegnazione del personale agli uffici comunali. Questa variazione è stata l'occasione per alcune previsioni di spesa che sono state già inserite per quanto riguarda il bilancio 2020. Una è relativa a un capitolo che riguarderà il 2020 destinato all'evento Cortile di Francesco ed altri eventi di promozione della città di Assisi, con particolare riferimento alle basiliche papali e ai santuari francescani. È stato poi previsto, sempre nel 2020, un apposito capitolo per l'evento Economy a Francesco, per l'importo di 50.000 euro, in attesa della definizione del quadro generale del comitato organizzatore, di cui il Comune è parte integrante. Nel bilancio pluriennale è stata anche inserita il totale complessivo di 910.000 euro dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, che andranno in ammortamento dal 1 gennaio 2020. La variazione in oggetto ha apportato inoltre alcune modifiche al piano degli investimenti 19-21 nelle opere finanziate con mutuo e dai proventi di vendita dei beni immobili, spostando all'annualità 2020 alcuni interventi, mentre vengono aumentati gli stanziamenti relativi ad interventi di manutenzione, quali l'ampliamento delle reti idriche e fognature, il piano di straordinaria manutenzione della viabilità comunale, piano strade 3, la riqualificazione e la messa in sicurezza di via Ermini e la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. Le altre voci meno specifiche sono riportate e eventualmente le domande sono ben accette, e faccio presente che questa variazione ha riportato il parere positivo del revisore dei conti e della seconda commissione consigliare. Grazie. Chiede di intervenire il capogruppo Giorgio Bartolini. Prego, consigliere. Le domande sono ben accette. Io prima non avevo fatto proprio una domanda specifica, ma sicuramente sul problema della riscossione nessuno ha detto niente. Oh, per quanto riguarda la relazione del sindaco, mi pare abbastanza esaustiva, insomma, questa. Ha parlato appunto degli spostamenti che ci saranno nel bilancio pluriennale di 70.000 euro sul cortile di San Francesco, poi c'è l'economy of Francesco per 50.000, 70 cortile di Francesco e economy of Francesco 50.000. Vabbè, però voglio dire, mi pare che sono manifestazioni importanti queste, no? Quindi mi sembra che sia una cosa fatta bene. Nel contempo ha anche accennato al fatto che c'erano contratti mutui per 910.000 euro, ma il Comune non ha fatto niente perché i soldi non li ha spesi. Ma io mi sono divertito così a fare una somma
di alcune voci. Per me i lavori non fatti, a parte alcuni evidentemente erano finanziati con mutuo per 910.000 euro, altri probabilmente non finanziati con mutuo ma con altre cose, vedo che l'importo totale, ho fatto un conteggio un po' occhio, è 1.700.000 euro, quindi sarebbero opere che erano state programmate nel 2019 ma che non sono state realizzate. E questo che denota? Denota quello che ho detto prima, è inutile che voi altri non volete sentire dire. Qui non c'è efficienza, qui mi pare che siete come le oche che a un certo punto, queste oche per farle ingrassare che fanno? Le mettono sulle tavole, poi gli mettono i chiodi e non si muovono, capito? E qui anche voi altri mi pare che state un po' fermi. Un'altra cosa, ho visto, e se volete vi dico anche le opere praticamente che si sono state spostate, no? Quindi, tendo struttura, pista ciclabile lungo il fiume Tescio, riqualificazione del Pincio, riqualificazione della piazza per pubblica illuminazione, edifici scolastici, adeguamento, questa è una cosa importante, no? Adeguamento e miglioramento funzionale, percorso pedonale tra Assisi e le Viole, capodacqua e altre cosette. Detto questo, poi vedo, girando pagina, che per quanto riguarda anche i proventi delle alienazioni sono stati spostati, quindi non sono stati riscossi. Allora, da una parte non riscuotiamo i quattrini, da una parte, dall'altra parte non facciamo i lavori e io mi chiedo che ci stiamo a fare, perché questo è un po' il discorso. Capisco che ci sono delle difficoltà, la burocrazia, tutto quello che volete voi. Saranno cambiate anche le leggi, immagino che le leggi rispetto a 10 anni fa sono leggi diverse, quindi c'è più, non so che cosa c'è. Capisco che, immagino però anche questo, e lo dico con molta tranquillità, che essendo cambiati i funzionari e i dirigenti, è chiaro che i nuovi saranno bravissimi comunque, sta di fatto però che non c'erano l'esperienza di quelli di prima. Insomma, ci troviamo con un'amministrazione che secondo me non è al passo dei tempi. Questo è il punto, e questo mi dispiace molto. Chiedo di intervenire il capogruppo Moreno Fortini. Prego, consigliere. Presidente, se me lo permette, era una cosa che non rientra nel punto, ma è una preoccupazione che ho sia come consigliere che come genitore. E lo faccio questo appello al sindaco, visto che non c'è presente l'assessore alla pubblica istruzione. Nella scuola Papa Giovanni XXIII ci sono stati, credo, altri 40-50 ingressi quest'anno, lei lo sa perché ci sono, credo ci abbia i suoi figli. Allora, siamo arrivati quasi a 300 bambini. Hanno chiaramente fatto le aule anche nei locali dove prima c'è facevano didattica. La mia domanda, che ho fatto anche al responsabile dell'ufficio giù, questa scuola oggi, in caso di, è pronta a evacuare 300 ragazzini rispetto a 230-240? Abbiamo lì le uscite chiaramente pronte, perché se succede qualcosa questi sono tutti, li facciamo uscire tutti? Erano preoccupazioni che mi è venuta, perché il numero credo che sia al limite, infatti i ragazzi hanno più aule e meno attività didattiche, perché la dirigente non sapeva dove metterli. Siccome il dirigente prende lo stipendio in base al quantitativo dei bambini che sono all'interno, abbiamo due punti diversi di vedere il problema, no? Uno cerca di riempire l'istituto e credo che invece sta all'amministrazione capire se c'è un pericolo in caso che, io non voglio neanche nominarlo, perché ma comunque è il nostro territorio che comunque problematiche non lo nomino, non lo sto nominando, però siccome siamo costantemente sotto chiaramente pericolo, io voglio capire se quella scuola, non da un punto di vista strutturale perché non credo che abbia bisogno, ma c'è la possibilità di far uscire 300 bambini in 20 minuti, in mezz'ora o 40 minuti? È un appello che faccio sia al sindaco e rispondo anche a lui. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'assessore Alberto Capitanucci. Prego, assessore. Grazie, buonasera. Parto da quest'ultima ragionevolissima considerazione del consigliere Fortini.
con due considerazioni, diciamo, di tipo intanto di buon senso tecnico. Diciamo, il tema della sicurezza in termini di deflusso è ovviamente legato, è ovviamente un aspetto quantitativo, ma c'è un aspetto anche qualitativo, e il qualitativo riguarda anche un po' l'addestramento del personale sul campo. Quindi diciamo che l'ordine di grandezza potrebbe essere detto che non cambia, cioè alcune centinaia, diciamo fra i 250 e i 300, il voglio pensare, insomma, che di fatto non ci sia il problema in termini anche diciamo di pulizia normativa, nel senso che ovviamente sarà stata fatta una considerazione in questo senso. In generale il tema della sicurezza, specie nell'occasione in cui si ragiona del deflusso, c'è un aspetto che noi sottoconsideriamo, e questo in realtà farà parte un po' di una cosa che, su cui poi proporrò un ragionamento, riguarda proprio la gestione di quel momento. Ovvero, potremmo anche avere un dimensionamento adeguato, ma un non corretto, diciamo, addestramento, diciamo, del personale che aiuta. Quindi noi in ogni caso dovremmo fare un'azione incisiva, e questo vale per tutte le scuole, riguardo alla gestione dell'emergenza. Avete fatto caso che anche nelle condizioni, diciamo, occasionali, la presenza di personale esperto, siano vigili del fuoco o personale abilitato, riguarda, diciamo, proprio la conduzione del momento dell'emergenza. Quindi, al netto che mi interesserò personalmente, diciamo, di questo aspetto, dico anche che stiamo cercando di adottare su tutti i plessi scolastici una visione, diciamo, organica d'insieme, che metta appunto a insieme sia l'aspetto fisico della scuola sia l'aspetto di gestione della stessa. Questo ovviamente comporta sia un'attività di carattere fisico, molti dei lavori di cui parliamo, tra l'altro di cui abbiamo poi avuto anche possibilità di ulteriori finanziamenti, riguardano gli interventi, diciamo, di messa in sicurezza sia dal punto di vista del cosiddette sfondellature piuttosto che di opere di consolidamento più specifico. Sono tutti programmati per il giugno, cioè l'anno scolastico, diciamo, del lavoro nei plessi scolastici è sempre il giugno. Quest'anno, diciamo, di quello che è stato possibile mettere in campo è stato un intervento sulla Sant'Antonio, che aveva una dimensione dal punto di vista dell'impegno temporale molto contenuta, e quindi è stato fatto. Sempre per parlare di sistema generale, noi abbiamo chiuso e lo presenteremo a breve il piano, il primo stralcio del piano eliminazione barriere architettoniche, centrato su tutti i plessi scolastici, non tanto e soltanto dal punto di vista della verifica di rispondenza normativa, che già anticipo esiste ovviamente, perché è raro che ci siano situazioni dove c'è una inadeguatezza normativa. Esistono situazioni di imperfezione sostanziale alle volte, no? Che fanno parte, diciamo, del percorso di inclusività che uno ritiene, penso, sia il vero bersaglio di un'azione di politica educativa nelle scuole, e quindi è stato fatto un lavoro dove il censimento viene rappresentato anche in una forma molto comunicativa, tanto da essere anche questo oggetto contemporaneamente di una linea di intervento che ha diciamo, obiettivo temporale la chiusura delle scuole, quindi giugno del 2020, ma un percorso, diciamo, di sensibilizzazione al tema che interesserà il periodo precedente. Quindi sulle scuole c'è un'attività piuttosto intensa, la Cimino, il progetto esecutivo è atteso per il 28, quindi siamo nei tempi, diciamo, d'affidamento durante l'anno, ma è stato fatto anche il lavoro di verifica, tanto per rimanere nel tema non citato, diciamo, prima, il tema della verifica dell'adeguatezza della struttura preesistente, che comunque la sua dimensione è stato fatto con esiti positivi. Stessa cosa riguarda i sistemi di accessibilità e sosta, è in corso, diciamo, di definizione la parte conclusiva dei parcheggi di prossimità, che riguardano sia la scuola materna di Rivotorto sia la Masi, dove il tema, diciamo, del comparto interno ha a che fare sia con la gestione della viabilità interna, non solo carrabile ovviamente, ma cercando
l'obiettivo è quello di cercare di avere su quel compound che è il più grande dal punto di vista areale dell'intero comune, logica interna, diciamo, che sia più vicina a quella appunto di un campus che non quello di un parcheggio. Dice anche una compresenza di altre funzioni, no? C'è la quota di direzione comunale, c'è la quota del, che riguarda la, 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 l'ASL. Le altre operazioni che vengono spostate di una annualità è un'annualità, diciamo, di carattere finanziario, perché molti dei percorsi in campo stanno arrivando a compimento adesso, ma è sicuro che i tempi di conclusione del procedimento in termini autorizzativi generali e affidamento dell'opera non sono compatibili con i 3 mesi che abbiamo davanti. Quindi il fatto che possa avvenire a gennaio è comunque, si chiama 2020. Che ci sia, che l'ufficio abbia scontato evidentemente anche un cambio del personale, specialmente nei ruoli apicali, è evidente. Ogni macchina ha bisogno di essere rimessa a giri secondo la propria cilindrata. Non sottovaluto, però lo dico questo per dire che il lavoro dell'ufficio nel dimensionamento che ha c'ha una quota rilevante anche dal punto di vista della programmazione, perché gli altri atti programmativi che comunque mettono in campo, faccio presente che il PEBA da solo ci ha consentito di inserirci in corsa su un finanziamento di 100.000 euro che è passato per una settimana davanti agli schermi di tutti. Se non avevamo uno strumento di programmazione generale non l'avremmo preso. La stessa cosa vale col piano di valore cimiteriale, ci ha consentito adesso di dire questo sì, questo no. Il piano di rischio che riguarda l'aeroporto, il piano di catasto incendi, l'attività di semplificazione delle norme di attuazione sono in corso, quindi c'è anche una quota di lavoro che non vediamo, ma che è il terreno, diciamo, di base su cui si fonda l'attività di concreta esecuzione d'opere. Grazie. Ci sono altri interventi? Risponde il sindaco. Prego, signor sindaco. Allora, rispondo partendo dall'ultima domanda, perché la situazione della scuola Giovanni XXIII è nota sia per l'eccellenza che rappresenta sia per i servizi che offre. È una scuola con il tempo pieno, noi abbiamo un numero grande di bambini. Sicuramente è vera la problematica, ce lo sottolineano noi da genitori, anche lo sentiamo gli insegnanti, che mancano, mancano non le aule, per le aule si è trovata soluzione a scapito però dei laboratori. A questo noi abbiamo già trovato una soluzione che sta però scontando i tempi delle messe a norma, che è quello di trasferire la biblioteca comunale sezione di Santa Maria degli Angeli nei locali al piano terra del Palazzo del Capitano del Popolo, dove è sempre peraltro stata. Soluzione questa che implica però l'ottenimento del certificato prevenzione incendi, che è in fase di appunto ottenimento, scusate la ripetizione. Dopodiché si libererà almeno uno spazio che oggi come biblioteca non è neanche al meglio utilizzato, utilizzabile, che potrà funzionare da laboratori. C'è un altro problema, che è quello della mensa, problema che viene risolto grazie sempre alla intraprendenza anche dalla flessibilità degli insegnanti con il doppio turno, quindi i bambini mangiano in doppio turno. Lì si va verso soluzioni più strutturali come quelle che diceva poc'anzi l'assessore. Certamente sul tema evacuazioni e quanto riguarda tutto ciò che riguarda la sicurezza, la scuola, sapete, ha un'autonomia gestionale, un proprio RSPP, una propria autonomia di gestione, e non abbiamo riscontrato formali sollecitazioni su questo, segno evidente che ecco, a livello strutturale ci sono le porte, le uscite, le situazioni che possono garantire una gestione dell'emergenza, che però attiene all'autonomia scolastica, la gestione in termini di sicurezza. Poi vi lascio parlare. Certamente c'è una scuola con un grande flusso di bambini,
che abbiamo visto appunto quest'anno ancora maggiorarsi, e quindi stiamo ragionando sulle soluzioni anche strutturali. Non volevo assolutamente eludere la domanda, ero solo per sintesi sul tema delle riscossioni, anzi mi ha dato modo il consigliere Bartolini di guardare un po' l'ordine di grandezza e di dirlo anche sempre in quell'ottica di semplificazione che dobbiamo ai cittadini. Ogni anno il comune riscuote circa 18 milioni di euro di entrate. Quegli 11 milioni che oggi sono diventati 12,6 sono la stratificazione di tutti i ruoli, sono i residui delle entrate tributarie e dei trasferimenti dell'ente, sono residui perché sussiste ancora il titolo per averli, sono IMU, TARI, TOSAP e TASI, e la maggior parte sono iscritti al ruolo coattivo, gli uffici hanno già fatto quello che dovevano fare per quello che gli compete, nel senso che sono la maggior parte iscritta al ruolo coattivo. Ciò non toglie che la ricerca della riscossione dei residui è una di quelle mansioni prioritarie di un ufficio tributi, dove voglio sottolineare per anche trasparenza, la capacità operativa dell'ente dipende anche da quante persone ci sono. Ecco, solo quest'anno nell'ufficio tributi sono entrate nuove risorse umane che avranno anche la capacità di star dietro alla mansione di riscossione. Una nota velocissima, il capitolo sul cortile di Francesco non è solo il cortile di Francesco, ecco, il capitolo che abbiamo acceso si chiama Cortile di Francesco ed altri eventi di promozione della città di Assisi, con particolare riferimento alle basiliche papali e ai santuari francescani. Quindi si è acceso questo capitolo per destinare ad eventi che vedono una capacità operativa di indubbia eccellenza, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, e che per noi sono un'occasione di promozione che potrà anche implementarsi grazie anche ai media che sono stati presenti. Chiudo con i mutui. 910.000 euro sono i mutui già contratti nell'anno corrente che vanno in ammortamento dal 1 gennaio, e quindi in bilancio abbiamo iscritto le quote relative a quote capitali e interessi. Faccio notare che abbiamo aumentato la quota di mutui di circa 1.200.000 euro sulle manutenzioni straordinarie, strade, pubblica illuminazione, aree riqualificazione di aree verdi e altre simili manutenzioni straordinarie. Procediamo con la votazione. Andiamo a votare per il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, esercizio 2019-2021, variazioni di competenza e di cassa, articolo 175, comma 2 del decreto legislativo 267-2000. Terza variazione di consiglio. Voti a favore. 11. Contrari? Astenuti? 2. Si approva con 11 voti a favore. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti a favore? 11. Contrari? 3. Astenuti? 2. Si approva l'immediata eseguibilità dell'atto con 11 voti a favore. Prossimo punto all'ordine del giorno. Interpellanza presentata in data 13/9/2019, protocollo numero 46.656 dal consigliere comunale Giorgio Bartolini, avente ad oggetto un'imposta unica sugli immobili. Relazione al sindaco Stefano Proietti, ma essendo un'interpellanza chiediamo al consigliere Giorgio Bartolini di presentarla. Prego consigliere. Ma la leggo così. L'IMU è un'imposta odiata che tartassa soprattutto le imprese. Sì, perché è una patrimoniale questa. Questa è proprio la patrimoniale. In Italia c'è la patrimoniale. No, quando si parla mettiamo una patrimoniale, la patrimoniale già c'è. Perché è la patrimoniale questa? Perché la pagano sia le imprese che fanno gli utili, che quindi poi tra l'altro è una stupidaggine farla pagare, perché già quello è un bene strumentale, cioè non riesco a capire, mettiamo l'IMU sull'immobile e perché non mettiamo l'IMU anche sulle attrezzature, fuori del mondo siamo. Ma soprattutto la pagano anche le imprese che non fanno utile ma fanno le perdite. Guardate, pensate all'assurdo, questo è poco come l'IRAP, la ricordate l'IRAP era
quella certa imposta inventata dall'allora ministro comunista Visco, no? Tassava le imprese, soprattutto quelle che assumevano, cioè tu, poiché era un'imposta che tassava la maggior parte dei salari e contributi, oltre ad altre cose, quindi tu più assumevi, più dipendenti avevi e più tasse pagavi. Questa era l'IRAP inventata da Visco, da quel toscano. Allora, quindi sto dicendo, l'IMU è un'imposta odiosa perché è una patrimoniale. Ma quello che a Sisi è proprio inconcepibile è che mentre le imprese alberghiere pagano sugli immobili l'aliquota standard del 7,60 per mille, i commercianti, gli artigiani, pagano quella maggiorata da parte del comune dell'8,60 per mille. Allora, qui siamo fuori del mondo. Che differenza c'è tra l'albergo e quel concettare che sta vicino e che vende, non so quello che vende, che differenza c'è tra l'albergo e naturalmente l'artigiano, l'idraulico, l'elettricista, tutto quello che è il muratore, quello che volete voi. Che poi siamo perfettamente d'accordo che questa imposta non ci vuole per niente, perché già gli alberghi sono bastonati in un modo abbastanza forte, perché questa è un'imposta che sta massacrando gli alberghi, tanto per essere molto chiari. Però non è possibile pensare che gli alberghi pagano il 7,60 e l'artigiano paga l'8,60, questo siamo fuori del mondo. Io già ne parlavo l'anno scorso, ecco che sono tornato su questo argomento, però l'anno scorso adesso non è stato fatto niente, perché già l'anno scorso si poteva fare una variazione di bilancio, che non è stata fatta. Allora, quindi perché mi domando questa speculazione che sa tanto anche di ingiustizia nei confronti di queste ultime categorie, nel senso dei commercianti e degli artigiani, che poi non è che queste categorie stanno in migliore acqua, nuotano in migliore acqua rispetto agli albergatori, quindi l'economia è quella che è, l'economia umbra. Ah, l'economia umbra, noi siamo, come sapete benissimo, su 21 regioni siamo la 20ª, siamo arrivati, grazie a Dio, no? Ma non poteva essere diversamente, dopo 50 anni del PD a comandare la sinistra, è logico, siamo arrivati a questo. Ma no, è così. Siamo i penultimi. Allora, si chiede di conoscere, perché poi non vorrei fare tanto lunga, so che qualcuno si preoccupa, con chiarezza, se è ancora intenzione di questa amministrazione comunale perseguire questa politica discriminatoria o viceversa adeguare la tassazione dei commercianti e artigiani a quella degli albergatori con la percentuale della IVA standard per tutti e non quella maggiorata per far cassa per il comune. È un interpellante, per il consigliere è un'interpellanza, può rispondere soltanto il sindaco. Prego, signor sindaco. Grazie Presidente. Abbiamo un principio comune a tutti, che è quello di ridurre le tasse ai cittadini. Questo si incontra o si scontra o comunque si discute in fase di bilancio di previsione, quindi l'interpellanza è più che pertinente perché ci anticipa in una discussione che quanto più poi ampia possibile può trovare, auspichiamo, anche una soluzione. Facciamo un minimo di chiarezza, ma anche di numeri, no? Questo che abbiamo fatto grazie all'interpellanza del consigliere Bartolini. La famosa IUC che mette insieme IMU, TASI, TARI e TARI, IUC imposta unica comunale, che ci dà un tetto che da tutte le sommatorie delle aliquote non può essere superato, nasce nel 2013 e noi abbiamo questa impostazione a cui fa riferimento il consigliere Bartolini già da allora, dalla legge di stabilità 2014, cioè fu scelta dal consiglio comunale allora. L'abbiamo vista e valutata e finora abbiamo scelto di non cambiarla, perché c'è un perché che rivediamo adesso insieme. Intanto gli immobili di cui parliamo sono gli immobili di categoria, di una certa categoria D, in particolare gli alberghi sono D2
non solo per gli D2 ma anche per gli D4, per esempio casi di cura, per i teatri D3, ma chiaramente la categoria produttiva a cui fa riferimento il consigliere Bartolini è la D2. Per questi allora il consiglio comunale scelse un'aliquota del 7.6 per mille. Il 7.6 per mille è l'aliquota base che impone lo Stato e che viene direttamente riversata allo Stato. Se non vado errato, perché questo dato non l'ho segnato, ma l'ordine di grandezza è questo, il 7.6 per mille che ci danno tutti gli D2 è circa 2 milioni di euro che vanno diretti allo Stato. Quindi quando gli albergatori pagano l'IMU sappiano che al comune non viene un euro di IMU. Arriva la TASI, adesso vediamo in che percentuale, arriva la TARI, quella arriva da tutti. Le altre categorie, anche qui sono tante, ma noi facciamo riferimento agli opifici e ai fabbricati strumentali D1 e D7. Nel comune di Assisi hanno consiglio comunale, allora fissò la quota dell'8,6 per mille, ovvero lo 0,1 per mille viene versato al comune. Di che cosa parliamo? Quant'è l'ordine di grandezza di questa cifra? Sono 429.000 euro. Cosa significa questo? A questo però va aggiunto un altro discorso, che è quello sulla TASI, perché la IUC è l'insieme delle aliquote TASI, TARI e IMU. Vanno aggiunti i discorsi relativi alla TASI, appunto, e alla TARI. Per la TASI, sulle categorie, prima dimenticavo un'altra categoria dell'interpellanza, la categoria C, gli esercizi commerciali. Anche per questi questo comune applica l'8,6 come aliquota. Sulle categorie C1, C3, D1, D7, D5 viene applicata un'aliquota TASI del 2 per mille, anziché il 2,5 per mille che viene applicata agli alberghi. Questo in ottemperanza di quella tetto massimo che non può essere superato con la IUC, e che in questo modo le categorie degli alberghi, per intenderci, raggiungono l'8,6 più 2, arriviamo al 10,6 che è il tetto insuperabile. L'8,6 per gli C per gli opifici, negozi ed opifici, più il 2 per mille della TASI, arriva al tetto che non ci permette, per fortuna, di tassare di più questi soggetti. Cosa si potrebbe fare? Ridurre e portare al 7,6 l'aliquota per le categorie opifici, le categorie D. Questo implicherebbe per il comune un mancato gettito di 430.000 euro. Parimenti però noi dovremmo riequiparare la TASI e quindi andare a ridurre al 2, questo è l'operazione ideale che tutti vorremmo fare, andare a ridurre al 2 per mille e togliere il 2,5 per mille agli albergatori. Qui siamo ancora nell'ordine di grandezza di oltre 200.000 euro. Parliamo cioè di una partita strutturale di almeno, vado per ordine di grandezza, 600.000 euro che questo comune dovrebbe trovare e iniettare ogni anno per mantenere la spesa corrente, oppure fare tagli per 600.000 euro alla spesa corrente. Noi abbiamo un'altra partita, che è quella della TARI, e sulla TARI noi abbiamo investito 1.138.000 euro. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché mentre qui parliamo di albergatori, di negozianti, di commercianti, di industriali, ai quali diciamo sempre grazie perché creano lavoro e quindi danno da mangiare alle famiglie, la TARI si riversa direttamente su tutte le categorie di contribuenti, quindi anche direttamente sulle famiglie. Allora, nella discussione del bilancio non si abbandona certo l'idea di ridurre le tasse, che rimane, penso, il principio principe di ogni politica, no? Per ovvi motivi, perché la tassazione è quello che più incide sulla vita e anche sulla capacità di produrre lavoro. Non dimentichiamoci che in questo comune non si applica l'addizionale IRPEF, e vi ricordo che in sede di bilancio abbiamo fatto anche una simulazione con una fascia di reddito peraltro medio-alta. Parliamo di 2,6 milioni di euro che non arrivano nelle casse del comune. Quindi è una questione di scelte che questa politica è chiamata a fare. Se noi volessimo ridurre all'aliquota 7,6 la IMU anche per le categorie opifici e commercio, dobbiamo andare a trovare in maniera strutturale non solo 430.000 euro, ma anche altri almeno 200.000 euro che consentano di equiparare la TASI di
opifici che non sono tali ma sono comunque alberghi, e si tratterebbe di una misura strutturale chiaramente, perché ci impone sostanzialmente proprio il principio contabile di trovarli in maniera strutturale, quindi o da un taglio strutturale di spesa o da una diversa decisione che non sia quella di andare a contribuire sulla TARI. Quindi ben vengano queste discussioni, ovviamente poi alla fine la scelta rimane alla politica. Il fatto di avere, diciamo, i numeri così chiari mostra al consigliere Bartolini che è comune volontà. C'è un punto, e poi mi taccio, che è quello delle rendite catastali, cioè qui l'interlocutore non è il comune, dovrebbe essere lo Stato. Abbiamo le rendite catastali, abbiamo un trasferimento statale pesantissimo, per cui questi 7 e 6 punti, per cui in pratica l'IMU va tutta direttamente allo Stato sostanzialmente per la parte preponderante, quindi il discorso davvero strutturale sarebbe da fare con livelli istituzionali più alti che non quelli del comune. Grazie. Consigliere Bartolini, non so se deve replicare. Sì, devo replicare perché non ho capito niente. Nel senso che le rendite catastali sono alte, sono d'accordo, ma non gli possiamo fare niente fin tanto che non c'è una legge nazionale. Quando si dice no all'IRPEF, è chiaro no all'IRPEF, noi altri con queste, con l'IMU che paghiamo per forza no all'IRPEF. C'è anche da avere presente che noi abbiamo delle entrate straordinarie che gli altri comuni se le sognano, tipo quelle delle condutture del metano, tutta quella roba lì. Abbiamo delle società che ci rendono milioni e milioni, quindi siamo molto diversi dagli altri. Io ne voglio fare un programma di giustizia però su tutta sta faccenda, quindi è inutile come se venga a dire a me guarda che se io diminuisco un punto, guarda che allora devo diminuirlo anche agli albergatori perché altrimenti c'è lo 02 e 04. Allora faccia una cosa, l'ufficio c'è un ufficio, fate i conti per bene, fate i conti, quindi non lo diminuite agli albergatori perché altrimenti casca il mondo, dice, no? Vabbè, voi non diminuite quindi questa percentuale 01, fate una modifica 008, fate quello che vi pare, sta di fatto, quindi senza toccare gli albergatori, sennò vi fanno perdere del gettito, e voi naturalmente siete quelli che dite che non volete diminuire le tasse, non volete aumentare le tasse. Allora, molto bene, gli albergatori rimangono quelli, fate in modo che gli artigiani, i commercianti e tutte le altre categorie paghino lo stesso importo, e questo si può fare benissimo facendo dei conti. I conti quali sono? Invece di diminuire dello 0,1, diminuite 0,08 e vedete che i conti di ritorno. Vuol dire che a questo punto non perderete 416.000 euro come dite, ne perdete 300, ma avrete fatto un'operazione di giustizia, perché altrimenti sindaco, io so come quel tizio che dice, no, che a pensar male è peccato, però molte volte ci si azzicca, e io sono uno di quelli che se non comincio a pensare male, e lo dico anche quando penso male perché io non ho problemi, perché non vorrei proprio azzeccarci. Replica il sindaco. Ovviamente replico con il sorriso che è al luogo, perché qui parliamo di cose che voglio dire, a pensare male diciamo appunto ci sorrido sopra alla battuta del consigliere Bartolini. Voglio però ridire due numeri che si sono capiti molto bene. In questa amministrazione ha iniettato nella pressione, ha tolto dalla pressione fiscale del comune 1.200.000 euro. L'operazione che di giustizia, Giorgio Bartolini chiama di giustizia, è un'operazione da 430.000 euro, quindi credo che abbiamo fatto più giustizia a ridurre la TARI per 1.200.000 euro su tutte le categorie contributive, perché la TARI la pagano anche gli opifici cara, la pagano anche cara i commercianti, la pagano anche cara i negozi, perché la pagano proprio anche sulla base del bene immobile, dei metri quadrati che hanno purtroppo per noi. Quindi noi un'operazione di giustizia l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta, forse mi permetto di dire, anche un po' più democratica, perché è un'operazione che inietta nelle tasche, non toglie dalle tasche di cittadini e imprese 1.200.000 euro all'anno, non 430.000 euro che a pensar male si farà peccato, ma nel 2013 non c'era certo il sindaco Proietti, ha in qualche modo equiparato le categorie albergatori e non solo a altre categorie commerciali
schiacciati, perché se andiamo a vedere la pressione fiscale, il 2,5 per mille della TASI che pagano in più gli albergatori e simili equivale praticamente per poco al gettito IMU che viene dato in più dagli opifici. E appunto ricordiamo che le entrate straordinarie, mi permetto anche di sottolineare, essendo proprio straordinarie, debbono farci riflettere quando noi le andiamo ad utilizzare per misure strutturali. Non possiamo farlo senza avere un limite anche nell'utilizzo delle entrate strutturali. Scusate, però era un'interpellanza e qui con questo abbiamo terminato i punti all'ordine del giorno e pertanto dichiaro chiusa la seduta alle ore 16. Poi sul resto farò.